Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Civi in questo nuovo video di Modena 3. Bene, ho preso l'altro pezzo, mi sono scordato di attaccare il video. Comunque era dove c'era l'elettricità nello scorso episodio, che ho preso quella cassa. Sotto dove c'era il quadro dei comandi c'era il fusibile, quindi non vi preoccupate, abbiamo già visto come arrivarci. Ok, uno va qua e l'altro perfetto, va qua. Perfetto, fallo saltare. Dove? Ah, qua, ok, scusate. Vai. Mi manca avere degli amici. Comunque, entra e vedi di trovare la nave, cacciatore. Ci serve un frammento di quel cuore. Arrivo subito. Dice, beh sì, adesso datemi un attimo. Va che la prendo. Andiamo a spaccare i culi un po' tutti. Questo, ma possiamo anche cambiare. Oh, ciao, scusate. Ok. Ho fatto male, oh. Oh, porca vacca. Ok. Ah, è morto, scusate, ho sbagliato tipo topo. Questo è immune, ovviamente. Ecco qua, abbiamo fatto. Scusatemi, a certo punto mi sono fatto prendere dell'enfasi. Ok, ma quanta bella roba. E questo, questo non so ancora. Chissà come si fa a romperli. Ah, se c'è, mi sfugge come fare, vabbè. Andiamo avanti. Siamo qua. Non puoi brandire il potere di Gideon. Tu, che non sai nulla del vero amore, non puoi capirne la vastità. Ti distruggerebbe. Ah, capisco. Ok. Vediamo se c'è altro. Intanto io accingo. Aggiornamento! Sono bloccato in un vortice di geometrie impossibili e colori innominabili. Quello lo chiamerò Blerfo. Vedo la perla più avanti. Per quanto la parola avanti possa avere senso in questo luogo. Comunque, per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento. Mento. Scherzo. È da uccidere quel Claptrap, lo sapete? A calci, vabbè, però insomma sì. Allora, vediamo un pochino come possiamo fare. Non uccidere il Claptrap, ma andare avanti. Eccoci qua. Perfettico. Grazie. Sì, arrivo che da lei, non si preoccupi. Io mi accingo a prendere un po' di roba. Eccoci qua. Abbiamo arma, la prima colazione, grazie. Salve. Ecco un altro qua. Se c'era, non c'è più. Salve, lei mi interessa molto. Oh, ma tanta, tanta roba in questo Borderland. Ok. Apriti però, insomma, non fa sta qui. Avresti dovuto allenarti di più. Che bella sensazione! Sì, in effetti è bella. Accidenti, sta arma. L'avete aspettato? Abbiamo preso delle armi veramente. Non so come dire. Danno una soddisfazione. Incredibile. Allora, vediamo un po' cosa c'è. C'è un cazzo, vero? Vediamo un po'. Tra l'altro, Wainwright mi ha appena dato del verme. Così, spudoratamente. Cazzo. Che maleducazione, vero? Infatti. Ok. Insomma, non si fa così. Una ragazzina. Chi è? Ma sti marroni appesi qua, che cazzo sono? Ma questo è immuno. Eccoci qua. Oh, porca vacca. Aspetti un attimo, va. Forza, mandatene ancora. Sì, sì, una alla volta però. Cioè, non tutti di una volta. Eccoci qua, abbiamo preso tutto. Arriva, cioè, sì, fate attack. Adesso vediamo se c'è qualcosa qua. Evidentemente sì. Prendiamo tutto. E vediamo un po' se siamo pieni o meno. Comunque, penso e credo di sì. Siamo abbastanza pieni. Sicuramente di energia, questa è la cosa positiva. Là. Andiamo di qua. Di qua. Salve, lei. Mi piacete molto, sa quando fate così? Perfettico, abbiamo tanti soldi. E anche ora, insomma, no. Mi sono dato da fare per averne tanti. Non è che insomma, sono comparsi così all'improvviso, eh? Ok. Perfettico. A posto. Rovine iridiane? Dice che quella bestiaccia morta sopra la città è una creatura della cripta? Oh, ma questo è il matrimonio più assurdo di sempre! Eh beh, abbastanza direi, insomma, sì.
Questo non me lo aspettavo neanche io. Accidenti. Vediamo se c'è qualcosa. Sì, qualcosina c'è, ma poca roba. Adesso dobbiamo affrontare il mostro della cripta. Cioè, ma che cazzo di roba è qui? Cioè, sì. Oh, porca vacca. Oh, stavo per sparare. Abitudine. Eccoci qua. Ma aspettate un attimo, va, che c'è della roba qua. Insomma, non vorrei lasciarla lì. È maleducazione. Oh, porca vacca. Ok. Aspetta un attimo. Che cazzo vuole? Ho bisogno di un riparo. Mi sa che qui ci vuole l'altra, eh. Ok. Sì, sì, lo sto guardando. È proprio interessante. Mi metto al riparo. Bravo. Riparo sacro. Sì, sì, ripara sto cazzo. Allora, vediamo dov'è il... pazienza, insomma, capita. Sono il tuo incubo. Sì, mi sono già svegliato. Mi sono svegliato, mi dispiace. Lavoro della scuola, a casa, insomma, al lavoro. Eccoci qua. Sì, sì, sto già andando. Mi sono preso il biglietto stamattina. Era anche uno dei primi, insomma. Mi sono svegliato presto, capita. Abbandonati, sì, sì, mi sto abbandonando. Guarda qui come se mi abbandono. Tornerò a tirarmi via di qua. Riparo sacro. Sì, il culo sacro. Ma insomma, oh cazzo, scatone. Oh salve, come faccio a prendere tutto? Aspetta un attimo. Dove vai? No, non mi fido. Ma che cazzo stai dicendo? Ok. Preparati alla tua morte. Non piaci a nessuno. Grazie. Hanno tutti finto. Vabbè. Ok. Mi stanno facendo il culo, eh. Sto qui che esplode sempre. Porca vacca. Ma porca vacca. Ok. Vabbè, mi esplode addosso. Ok, ok, che qui c'è. Ah, ma siamo già pieni. Vediamo un po', se altro. Sembrerebbe di essere a posto, però insomma. Devo capire come arrivare di là. Devo andare di qua. Vabbè, beh, non è stato difficile, dai. Disse quello che sta per morire. E poca vacca. Vabbè. Ok, ok, ok. Perfettico. E vai, quanta roba abbiamo preso. Mamma mia. Una roba proprio fuori dal normale. Dai, cambiamo arma alla prima colazione. No, l'altra, grazie, che questi sono immuni ai fulmini, porca vacca. Sì, sì. Chi è? No, no. Sì, ci mette troppo a caricare effettivamente questa. Va bene. Questa è l'arma decisiva per loro, c'è da dire. Ok, andiamo pure. Vediamo se trovo qualcos'altro di bello. Piano piano, dai, insomma, ci bisogna avere fretta. Davvero? Cioè, noi non sapevo. Ah, beh. Prego, eh. Carica questo. Forse la fine. Sì. Cioè, beh, non ti cagare addosso, però. Ok. Ci ci arrivo, arrivo. Non ero pronto. Ah, beh, allora se ne eri pronto. Ok. Andiamo un po'. Io con calma, faccio tutta. Un attico solo. Dove cazzo si va qua che siamo già andati? Oh, ma c'è qualcuno. Ok. Non può essere. Sì. Oh, salve. Dite a Gregory di non toccare la mia roba. No, 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 non la toccherà. Che cazzo dice questo? Ci capisce un cazzo quando parla. Ok, Gregory Peckley. Oh, Gregory Peck. Ti riparo io, ti copro io, cioè, nel senso. Che ti smonto, cioè, neanche ti monto. Poi, insomma, neanche dire che, insomma. Sì. Ale, Ale, chi è? Oh, ma che palle. Cioè, poi questo mi esplode in faccia. Mi scusi, questa c'è, sta cosa che non mi piace per un cazzo. Dov'è sto coso che vi lancia sti tartarughe qua? Che è morto. Cioè, voi mi hai dato qualcosa di buono. Perfetto. Vediamo un po'. Grazie. Dei fiori. Vediamo se c'è altro. Ovviamente sì.
Madonna, ma c'è tanto. Tanto, tanto. Perfettico. Come un ombre. Dove cazzo vai? Non si fa così. La tua distrazione è vicina. Ah, ok. Tutte le cose belle, una è monopile. Ah, bene. Porca vacca. Ma è morto malo. Ma c'è una quest. Ma che cosa gradita. Ah, ok. Consideralo fatto. Shiva di livello 24, ma ti ha inviato un messaggio. Che cazzo è? Allora, vediamo un po'. Cosa vuoi che faccia? Bene, ora ascoltami. Tanto tempo fa il capitano Dyer condusse una squadra di ricerca Tal nelle viscere della montagna. Ma tutti i partecipanti furono presto posseduti dalla follia. Oh. Dyer riuscì a sigillare il male che aveva colpito i suoi uomini. Prima che la follia si impossessasse del suo cervello, trasferì in me tutti i suoi ricordi. Ma ora sono sveglio, quindi qualcosa deve aver infranto il sigillo. Non lasciamo che il capitano Dyer si sia sacrificato invano. Dobbiamo richiudere la caverna prima che la follia ne esca nuovamente. Presto, dinamite! Ci serve della dinamite! Vedi della dinamite? No, non la vedo. Però c'è qualcosa di interessante. Vai. Quando c'è qualcosa di interessante, io rispondo sempre. Opa! È il regalo di Tannis. Il biglietto dice: calorosi saluti. Mi pare di capire che questo sia il modo migliore di avviare una corrispondenza. Inoltre avrete bisogno di calore per sopravvivere al gelido clima del pianeta che avete scelto, che poi è il motivo per cui non parteciperò. Non mi piace avere freddo e trovo i matrimoni terribilmente noiosi. Ciò nonostante, congratulazioni e tante cose. Beh, è stata carina, insomma, Tannis. È sempre la solita. Va bene, facciamo sta cresta, vediamo da quanto lontano è. Beh, due passi, a meno che non sia un posto di traslochio. Speriamo di no, perché insomma mi dispiacerebbe. Vediamo un po' il volo della dinamite, ma penso sia questa, dai. Oh, porca vacca. Oh, guardate, oh, che bella cosa. Queste secondarie le adoro io. In tutti i giochi le faccio sempre, quando posso, eh. E quando sono capibili, soprattutto. Ok, grazie, molto gentilo. Vai, grazie, prendi tutto quello che puoi prendere, perché non ci serve la roba. Oh, carina. Faceva cacare, però volevo essere gentile. Ma porca vacca, devo andare giù. Penso qua. Sì, non ti spaccare il culo, nel senso, insomma. Eccola qua, dinamita. Eccellente! Il capitano Dyer ha sacrificato la vita da vero eroe. Ma nessun sigillo può reggere per sempre. Piazza la dinamite per Dyer. Dimmi dove? Ma vaffanculo. Laggiù, ok, va bene. Ma ci apri qualcosa? Che belle le cose secondarie, le adoro. Mi sapete, vero? Aspetta, dammi qua. Aprito però, insomma, sì. Che cazzo. Abbiamo tanti soldi. Ora spara la dinamite e rinchiudi all'interno la follia che ho già descritto con dovizia. Ci metteva troppo a parlare. Temevo, la fonte della follia rimane intatta. Entra nella caverna, forza, forza! Dobbiamo scoprire l'origine della follia e distruggerla. Ma è una cosa meravigliosa, sono tanto felice di questo. Bizzarro, però. Non ho alcun ricordo riguardo all'origine della follia. Che il capitano abbia lasciato un diario con tutte le informazioni? Può darsi. Lo cercherò, se questo è quello che vuoi. Qui c'è una registrazione eco. Su, su, raccoglila! Prima che il male si diffonda e i tentacoli della follia penetrino la tua mente. Porca vacca, cosa seria, insomma. Ok, la registrazione, eccola qua. Questo luogo è straordinario, ma il morale della squadra è a terra. Crystal dice che mi parlano alle spalle. Non mi stupisce, in una tale oscurità come potrai vederlo. Ma terrò gli occhi aperti casomai decidessero di ammutinarsi. Devo fidarmi di Crystal. Bizzarro! Sull'elenco dei passeggeri non c'è nessun Crystal. Forse i miei ricordi si sono corrotti col tempo. Prosegui. Interessante. Cosa dite? Lì si poteva entrare, secondo voi? Sembrava di sì.
O forse mi sbaglio, eh? Ok, questo è strano. Forse, credo, cioè, se non dico cacate, spero di non dirle. No, non ci si può arrivare da lì. Peccato. Ci ho sperato, peccato. Datevi qua. Salve. Avevo ragione. Arrivano con occhi iniettati di sangue. Difenditi. Oh, cazzo. Ma porca vacca. Che cazzo è sta roba? Mi dire che è un raid che mi sbrocco, Non è la prima volta che in border ci sono e non si fanno. Cioè, da soli. Tutto raid. Ok. Andiamo un po'. Vai, grazie. Vai così. Grazie. Ah, c'è, ma ti ho preso un colpo. Madonna, è uno splatterame da panico. E vabbè. Andiamo un po'. Aprita, grazie. Molto gentilo. Salve. Attaccano da ogni direzione. Ho notato. Non sono cieco, sai. Cioè, mio Dio, non è che c'è una vista da falco. Però insomma, neanche. Ma porca vacca. Facciamola finita in fretta, ok? Ok. Stanno attaccando da ogni dove. Ci sono tanti posti che dovrei andare. Mi sono già perso. Ok, calma, ce la facciamo. Ok, andiamo avanti. Arrivo. Tac. Se magari avessi una mira migliore, sarebbe mica niente. Ok, perfettico. Oh, tanta roba in questo Borderland. Grande così. Andiamo. Questo è un'arma veramente OP, quest'arma. Cioè, io noto che contro tutti gli altri è comunque sempre la migliore. Vabbè, sono contento di averla trovata, L'anima ci dice che un'altra registrazione nelle vicinanze. Ah, è questo. Per quanto spiacevole sia, ti devo chiedere di distruggere il braccio congelato di questo poveraccio. Ok. Arrivo, Cos'è? Prendiamola, va, che è meglio. Il braccio congelato. Ok, vedi. Ho trovato Samson e James nascosti in una caverna oltre il lago delle nebbie. Avevano preso parte delle provviste. Quando mi sono avvicinato mi hanno puntato addosso le armi. Non so chi abbia sparato per primo, ma l'importante è che ora sono morti. Morti e troppo lontani dall'accampamento per riportare indietro i corpi. Non l'ho detto a nessuno. Crystal dice che è meglio così. Che tragedia! Colpiti così dalla follia. Ecco che razza di uomo era il capitano Dyer. Messo di fronte a una decisione difficile, dava sempre la precedenza alla propria missione. Proseguiamo dunque verso le tenebre. Oh, cazzo. Oh, cielo! Altre creature deformi e rinsecchite. Ti toccherà far fuori anche loro, temo. È proprio tranquillo, tanto ci sono io che rischio il culo. Insomma, vabbè. Rinsecchite, non mi sembra tutto rinsecchite. Oh, cioè, hai fatto un'esplosione da panico. È bella questa arma, dai, non si può dire di no. Dove vai, signore? Sì, signore, coso. Ok. Eccoli qui. Oh, quanti cazzo siete? Eccolo qua. Piano piano si fa anche questo. Ok. Ci si arriva anche da voi, che sputacchiate sempre. Ok. Ok. Arriva. Più che una danza, una mattanza. Già. Altri? Evidentemente sì. Altri? Però, niente male. Oh, salve. Cioè, li ho presi tutti, È stata una roba da panico. Opla. Si è fatto male? Mi dispiace tanto. Ma io sono sempre pieno, porca vacca. Oh, cioè pieno nel senso dell'inventario, non le punizioni. Perfetto. Li vedo, Adesso prima fatemi arrivare qua. Ok. E mi sta sputacchiando il signore, insomma. Vediamo se questo è meglio.
Vediamo così va. Ok, gli ho tirato tutti gli elementi possibili immaginabili, completa corrosione, compresa corrosione. Si è rigenerato sto fetentone. Ok. Andata bene. Ah, lo vedi, vero? I miei sensori rilevano un'altra registrazione eco. Dove? Arrivo subito. Accidenti. Dai ragazzi, direi che ci possiamo fermare anche qua. Questo video è tutto. Il video come al solito lasciate un like, commento, se vi piace, di fammi sapere cosa ne pensate. Per la solito sono la prossima. Ciao ciao.